Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video. Bentornati qui su Gran Turismo 7, pronti per andare a continuare dove ci siamo lasciati, ovvero nel proseguire quelle che sono le gare nelle sfide circuito. Siamo qui al Fuji Speedway quest'oggi per andare a fare la gara del WTC 800. Sarà interessante vedere come ce la caveremo perché dall'anteprima, come vediamo, è prevista forte pioggia. Ora, sarà vero? Sarà falso? L'unico modo per scoprirlo è andare in pista. Ora, l'auto che utilizzeremo è la Porsche 911 RSR del 2017. L'ho già settata al meglio. Sono andato qui al negozio di gara, ho comprato anche le gomme da corsa morbide e le gomme da corsa bagnato per essere a posto per ogni esigenza. Detto ciò, possiamo andare in pista per metterci al volante in questi 10 giri al Fuji International Speedway. Ok, allora pronti a partire, ladies and gentlemen. Trazione qui fondamentale. Piove, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Stare molto attenti perché la pista è bagnatissima, come vedete. Ok, ma allora carburante a 3, cerchiamo di risparmiare più carburante possibile. Mamma mia, se non tiene nulla comunque. È vero anche che le gomme da bagnato fanno più fatica ad andare in temperatura. Mettiamo una marcia in più in uscita per cercare di avere un pelo più trazione. Mamma mia, comunque se non tiene niente. Ok, ci siamo infilati su in Ostroza. Bagnata, dobbiamo soffrire un po' il primo giro perché l'auto deve far andare le gomme in temperatura e non è facile mandare in temperatura le gomme da bagnato. Mamma mia, se non gira. Ok. Cerchiamo di risparmiare anche un po' di carburante. Perché? Dobbiamo vedere un attimo anche il radar meteo. Ok, per ora piove. Per ora piove e basta. Noi abbiamo una mappatura carburante a 3, quindi in velocità siamo un pochino meno prestanti, ma ci aiuterà questo a risparmiare il carburante. C'è della concentrazione nell'aria, come vedete, ma è importante, è fondamentale. Ok. Andiamo. Per ora le gomme da bagnato pesante sono le migliori, ma le avranno anche loro sicuramente. Siamo matti. Ora dobbiamo solo aspettare che la pista inizi un pochino a gommarsi, tra virgolette, nel senso si inizi a creare la traiettoria ideale. È difficile tenerla a bada. Anche se ci si prova, è difficile tenerla a bada. Vai. Vai così.
Certo, nel rettilineo perdiamo un po' a causa della nostra mappatura carburante A1, ma intanto abbiamo fatto il giro veloce 2-0-1. Bene così. Dobbiamo stare attenti anche in frenata perché andando a frenare il posteriore si scarica completamente, mortacci sua. Il posteriore si scarica completamente e diventa un pochino più ballerino. Ok, vai, 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 tienila, tienila. Questi sono tutti quanti qui davanti, eh. Riuscissimo ad effettuare un bel sorpasso, non sarebbe male. Vabbè, questo qui diciamo che non doveva andare così, ma ho voluto esagerare e frenare dove si frena con l'asciutto, non si può fare. Attenzione al Ferrari lì davanti, l'ho visto un po' di traverso. Vai, 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 vai che stiamo andando. Controlliamo un attimo il meteo. Ok, c'è qualcuno che già si va a fermare. Attenzione, rischioso da parte loro andare già al pit. Si rifermeranno sicuramente. Ma molto probabilmente loro metteranno le intermedie però, eh. Loro probabilmente metteranno le intermedie. Io vorrei puntare a fare un solo pit. Attenzione, rischioso, pericoloso. Pericoloso qui. Dobbiamo stare attenti perché se poi mettiamo le gomme da corsa da asciutto per fare un pit, dobbiamo stare attenti alle altre parti della pista che restano ancora bagnate. Intanto mi voglio inserire qui sul Subaru. Il carburante dovrebbe bastare. Bene. La pista è ancora asciutta. Davanti si fermano Portiglia, Gredi e tutti gli altri apparentemente, tranne Fraga che continua. Come continuiamo noi? Al prossimo giro, volendo, ci si può provare a fermare. Abbiamo fatto ancora il giro veloce, volendo. Credo che loro mettano tutte quante le gomme intermedie, perfetto. Quindi al prossimo giro molto probabilmente, cioè al prossimo, faranno un altro pit stop quando la pista si asciugherà molto presumibilmente, immagino. Perché in alcune parti della pista ancora piove. Ora le cose sono due però. Secondo me per le gomme da asciutto è ancora presto. Oh! Rientriamo adesso, mettiamo le intermedie anche noi. E puntiamo ad andare fino a fine gara. Sperando che loro magari
si fermino e tanto le intermedie sull'asciutto un po' vanno. Non credo che si asciughi perfettamente la pista, tanto da mettere quelle asciutto. Vediamo, dobbiamo decidere però, perché con quelle d'asciutto rischiamo di andare un pochino troppo larghi e perdere più tempo del previsto, perché ovviamente quelle da asciutto sul bagnato non tengono nulla. Siccome bisogna aggredire un po' i cordoli, e qui anche si rischia di andare un po' larghi, rischieremmo di fare più danno anziché guadagnarci. Non mancano molti giri alla fine, quindi approfitterei per fermarmi allora. Ok, vai, butto le intermedie anch'io. Credo che non ci sia bisogno di rifornire. Abbiamo, oddio, forse i giri troppo precisi. Magari un goccetto di carburante lo mettiamo, magari un goccettino di carburante lo mettiamo, giusto per un giro in più. Tiè, vai, così eventualmente possiamo andare con mappatura carburante 2. Mi hanno spinto, mi hanno tamponato. Dai, 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 mi hanno tamponato, maledetti. Ok, vediamo un attimo come se la cavano le gomme da corsa intermedie. Apparentemente bene. In modo che se andiamo un po' sul bagnato, vedi, qui con le gomme d'asciutto avremmo perso anziché guadagnare. Stessa cosa qui, perché l'auto qui non avrebbe tenuto minimamente. Ok, certo, se loro però si rifermano non sarebbe affatto male. Attenzione a Lopez che va un po' largo. Non ho provato ad infilarmi, ma non c'era spazio. Vai con la potenza, madonna, sono tutti dietro. Attenzione. Ok, non c'è più pioggia all'orizzonte. No, dai, vabbè, sono veramente dei figli di puttana, però, dai, ragazzi, ma davvero? Ma davvero? Cioè, mi hanno completamente cannonato. Mi hanno completamente cannonato. E sono 17esimo. Figli di puttana. Mi hanno cannonato, è incredibile. Mi hanno cannonato alla prima curva. Meraviglioso, che dire. Ok, tutto da rifare. Anche, ma il problema è che abbiamo veramente troppi pochi giri. A disposizione, 3 giri a disposizione. Il problema è che loro, se li cannoni, loro sono dei carri armati. A me mi hanno mandato in testa coda. Non credo mai loro si rifermino. Anche se è ancora lunga la gara.
Avete sentita la paura nell'essere ricannonati di nuovo? L'avete sentita? Sì, l'avete sentita. Hai voglia se l'avete sentita. Vai. Io credo che loro si rifermino. Se mettono le gomme da asciutto potremmo vederne delle belle, perché loro andranno molto piano probabilmente, perché ci sono tanti punti della pista che sono ancora bagnati. Ok, qualcuno si è fermato, non so chi. Ok, loro vanno a rifermarsi. Beh, non sono i primi ad essersi fermati però, eh. Uno 47-1, certo girano molto più veloci loro, eh. Levati dal cazzo, Bishop. Dai, possiamo andare full power per questo ultimo giro e mezzo. Full power, ma in realtà... Ma posso... Smettete di cannonarmi? Per cortesia? Questa è l'occasione, ragazzi. È l'occasione. Si fermano tutti. Riuscirò secondo voi ad uscire abbastanza in tempo a passare lì per passare davanti? Assolutamente no, perché sono già usciti. Minchia. Il problema è che loro ora hanno le gomme da asciutto e qui volano. Perché queste intermedie non tengono più. Eppure loro passano sul bagnato senza fare una piega. Attenzione Fraga, l'abbiamo sorpassato, ma...
Certo, secondo voi, se non fossi stato cannonato, ce l'avrei fatta? Non lo so, probabilmente sì. Questa cosa non la so, ragazzi. Sinceramente non so che dirvi. Niente paura, ragazzi, perché poi ho riprovato a rifarla. È stata una gara che ho puntato a fare concentrandomi. Sono riuscito ad andare anche un pochino più veloce, ma la gara è stata diversa perché ero prima uscito nel menu principale e poi sono rientrato nella gara. E come Gran Turismo 7 ci ha insegnato, se fai così ti trovi davanti ad una gara totalmente diversa ogni volta. Sicché la gara è proseguita fino al sesto giro sotto una pioggia battente, il che mi ha permesso di recuperare tantissimi piloti davanti. Alla fine del sesto giro ci siamo fermati, abbiamo fatto il cambio gomme, mettendo le gomme da corsa intermedie, ma non abbiamo fatto il rifornimento, poiché il carburante mi sarebbe bastato fino alla fine della gara, poiché ero andato di risparmio. Successivamente siamo rientrati in pista con le gomme da corsa intermedie, abbiamo iniziato a spingere il più possibile, cercando sempre di evitare di andare in testa a coda o di perdere troppo tempo con eventuali errori che si possono evitare. Siamo arrivati verso la fine della gara, dove gli avversari hanno iniziato a fare diversi pit perché la pista iniziava ad asciugarsi. Hanno fatto un pit stop dove hanno inserito le gomme da corsa intermedie e nel penultimo giro, prima di iniziare l'ultimo giro di gara, si sono rifermati tutti quanti per togliere le gomme da corsa intermedie e mettere le gomme da corsa ad asciutto. Questo ci ha garantito quindi di poter fare l'ultimo giro in totale tranquillità, poiché avevamo dunque più di 15 secondi di vantaggio, e ci ha permesso tutto ciò di portarci a casa questa vittoria. Bene, signori, bene, ce l'abbiamo fatta. Ho dovuto riprovarla con il fatto che era crashato il gioco. La gara è stata totalmente diversa, ma vabbè, ormai a questo siamo abituati, che puoi avviare la gara 4 volte e saranno 4 gare con condizioni diverse. Però siamo riusciti a vincere questa volta con 16 secondi e mezzo di vantaggio. Questo per farvi capire la grande diversità che c'è tra una gara e l'altra. Bene, possiamo concludere dunque qui questo episodio, sperando che il gioco non si sia ribloccato, cosa che penso sia effettivamente così. Io non capisco per quale motivo il Gran Turismo passa il tempo e con gli aggiornamenti si sminchia sempre di più. Ok, me l'ha presa, perfetto, l'importante è quello. Ora non so se mi ha dato i soldi, sinceramente questo non ve lo so dire. Avevo 9 milioni e qualcosa, questo lo ricontrollerò in edit. Va bene, signori, allora io vi saluto qui, vi invito a lasciare un like, un commento ed iscrivervi se non lo avete ancora fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Gran Turismo 7, ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti, ragazzi.